No, Mulè ha, diciamo, esercitato la sua funzione di vicepresidente della Camera, in quel momento la presiedeva lui, in maniera, io direi, impeccabile, cercando di essere super partes e di garantire il buon funzionamento dell'istituzione. Quindi Mulè ha fatto bene. Il tema in sé? Considera anche lei sconveniente o esagerato? No, 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 io su questo, diciamo, non ho nulla da dire, se non che spero che adesso alla ripresa delle 15 abbiamo lavorato anche, diciamo, dietro le quinte, avendo interlocuzioni per far sì che si riesca a riappianare, diciamo, il clima, perché sicuramente tutti, questo è quello che Forza Italia sta dicendo. Stiamo parlando dell'istituzione della Commissione Antimafia, è un momento alto e in qualche modo uno spirito deve essere unificante. Non è sbagliato viceversa dividersi su temi che non sono strettamente attinenti all'istituzione della Commissione. Si sta rivolgendo a Donzelli? No, no, ma un po' tutti, insomma, perché poi la situazione è andata via via degenerando e io a nome del gruppo di Forza Italia sono quello che ha chiesto la sospensione, perché francamente il clima si era guastato e non aveva più molto senso proseguire in quello che era un botta e risposta quasi personalizzato. Allora gliela rigiro la domanda, non le sembra esagerato mischiare i due argomenti, no? Parlare del 41 bis e tirare fuori la questione della mafia, come se il PD fosse andato lì a sostenere un fiancheggiatore della mafia? No, no, ma ripeto, io lavoro per stemperare e per far sì che nel pomeriggio facciamo la cosa più importante, istituire la Commissione Antimafia in un clima di grande unità, perché la Commissione Antimafia non appartiene a una parte politica contro un'altra, appartiene al Parlamento e agli italiani tutti. Ecco, a proposito della Commissione Antimafia, non è tardi, visto che è considerato che questa commissione doveva anche valutare i nomi dei candidati delle regionali. Ma no, in realtà abbiamo sempre parlato anche con le minoranze, c'è stato tanto da fare in questo inizio di legislatura e le bicamerali sono venute un po' dopo il resto, perché se vi ricordate anche il calendario di Natale e Capodanno purtroppo non c'era spazio per infilare null'altro. Quindi il primo tempo utile è stato questo, mi sembra che su questo nessuno ha fatto polemica, perché anche le opposizioni sanno che non c'era altra possibilità, quindi su questo nessuno ha fatto polemica. Senta, Fabio, posso dire che sono anche un flash, flash sull'autonomia, visto che c'è stato il preconsiglio, su questo siete ancora molto contenti, il netto chiuso diceva non ci siamo, il testo comunque è ancora molto discriminatorio, no? Che divide ancora di più il paese. Però si è fatto un passo in avanti, mi sembra che alla fine il testo su cui stiamo ragionando per il Consiglio dei Ministri sia un buon testo modificato, quindi diciamo le interlocuzioni che sono state fatte non sono state fatte solo per una forma, ma sono state di sostanza, e credo quindi che stiano arrivando a una buona conclusione in Consiglio dei Ministri.